Mister, una sconfitta strana, quella di stasera. Siamo entrati in campo bene, col piglio giusto, abbiamo dominato, secondo me, il Frosinone nel primo tempo, spinto insomma da tutto lo stadio intero. Poi nel secondo tempo il primo gol ha cambiato qualcosa, ci siamo un po' anche innervositi, abbiamo pagato forse, no, determinate situazioni. Sì, questa era una partita difficile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della capacità di essere sempre attenti, perché la palla è in gioco, il pubblico è attaccato alla rete. La squadra la partita l'avevamo preparata tenendo conto di queste cose e non disdegnando, anzi cercando di giocare a calcio, perché dovevamo creare delle difficoltà a Frosinone. E il primo tempo la squadra lo ha fatto molto bene, mi è piaciuta molto, una linea altissima, hanno forse fatto un cross, hanno sempre ricorso alle palle lunghe, hanno giocato sporco, falli anche sistematici nei confronti dei nostri. In secondo tempo abbiamo subito il primo gol con una pallata buttata in mezzo, un fallo dell'attaccante su Mario Rui, e quando poi ti vedi sotto di un gol con situazioni della partita dove ti senti penalizzato, monta il nervosismo che avremmo dovuto tenere a bada, perché le ammonizioni per proteste non ci stanno. Però io alla squadra, dal punto di vista dello spirito motivazionale, della rabbia, a me è piaciuta la squadra, non posso rimproverare nulla.